Buongiorno Corriere, le notizie di questa mattina, lunedì 4 maggio. Viene inaugurata stamattina la fase 2 dell'emergenza coronavirus, con la quale si procede ad un graduale allentamento delle restrizioni imposte fino ad ora e a una progressiva ripresa delle attività commerciali. Saranno circa 4 milioni e 400 mila i lavoratori italiani che torneranno a percorrere le strade per motivi lavorativi, mentre tutti gli altri potranno continuare a uscire di casa non solo per fare la spesa o per motivi di salute, ma, e sta qui la novità, per incontrare i propri congiunti e per svolgere attività fisica in parchi e ville. L'ordinanza è firmata dal presidente della regione Nello Musumeci, in vigore in Sicilia da oggi fino al 17 maggio. Si muove, come visto, all'interno delle linee guida fissate da Roma, nonostante preveda ulteriori concessioni, tra cui l'apertura della tolettatura per animali d'affezione. Per quanto riguarda invece le attività di parrucchieri, barbieri, estetisti, il 17 maggio il presidente della regione proverà a strappare al presidente del Consiglio Giuseppe Conte il permesso di riaprire. Restano infine invariate le disposizioni riguardanti l'obbligo di quarantena. Un segnale di speranza in un momento così difficile per il paese, così il sindaco di Sciacca, Francesca Valenti, ha definito l'apertura del cantiere, che avrà luogo oggi, di una delle opere pubbliche più importanti degli ultimi 30 anni a Sciacca. Alla presenza dell'assessore regionale alle infrastrutture, alla mobilità e ai trasporti, Marco Falcone, si aprirà ufficialmente il cantiere per la sistemazione della banchina San Pietro del porto di Sciacca. Un avvio che arriva in coincidenza con la riapertura di molte attività economiche nella cosiddetta fase 2, un momento quasi simbolico della ripartenza dopo il periodo più difficile dell'emergenza coronavirus. La mattinata sarà inoltre caratterizzata, però, al di là di questo aspetto positivo, per la protesta dei commercianti che consegneranno le chiavi dei negozi al sindaco, come avviene in altre città italiane. Una manifestazione di protesta simbolica nei confronti del governo nazionale per le mancate aperture nei confronti degli operatori economici che affrontano una situazione di gravissima difficoltà e di grave disagio, e soprattutto per i mancati interventi in fatto di coperture finanziarie. Situazione dei contagi stabile in provincia di Agrigento, dove ormai da qualche giorno non si registrano nuovi casi di coronavirus. Secondo i numeri forniti ieri sera nel consueto report dell'ASP di Agrigento, il numero dei positivi è fermo a quota 123 su un totale di 4.349 tamponi eseguiti. Stabile anche il numero dei guariti, che in provincia sono 75, 13 i soggetti deceduti, mentre attualmente ci sono 25 persone in quarantena obbligatoria. Situazione sostanzialmente stabile anche in Sicilia, con un leggero aumento dei contagi, ma la curva di crescita è rimasta praticamente identica, sotto l'1%, ci riferiamo ai dati e di ieri pomeriggio. Aumentano, ma meno rispetto ai giorni scorsi, anche i guariti. Sempre meno persone in ospedale, un posto in meno occupato anche in terapia intensiva. Mentre tutti ci auguriamo che da oggi cominci ad arrivare un bel tempo, metaforicamente parlando, per quanto riguarda la situazione in Italia, il bel tempo arriva in maniera concreta con le temperature che si dovrebbero alzare a partire da questa giornata. Da domani, il martedì 5 maggio, l'alta pressione garantirà un'altra giornata di tempo stabile e le temperature dovrebbero essere comprese a partire da domani tra i 20 e i 26 gradi, ma con punte massime che potrebbero sfiorare i 28 gradi. Venti meridionali in prevalenza deboli, moderati rinforzi anche sul canale di Sicilia, il mare è poco mosso. Grazie a tutti dal Corriere di Sciacca, restate sul nostro sito per ulteriori notizie e aggiornamenti.